siamo alla manifestazione al Circo Massimo. Qui ci sono i poliziotti che si stanno preparando in tenuta antisommossa. Eccoci qui nel cuore della manifestazione a Circo Massimo. Le persone sono senza mascherina. Tenete birre, bottiglie, alcolici. Tutti con la maglietta bianca. Oh, basta sto cosa, verso del merda. Questa manifestazione non ha assolutamente colore politico, altrimenti io non sarei qui. Questa manifestazione è composta da persone che frequentano lo stadio e che vogliono a tutti i costi ripristinare la legalità in Italia e la dignità in Italia. Ma che significa legalità, ripristinare la legalità in Italia? Significa far rifunzionare le cose in maniera tale che a beneficiarne siano gli italiani. Che significa concretamente? Concretamente significa stanziare soldi pubblici non a parole ma nei fatti per le attività che stanno chiudendo, aumentare le pensioni minime ai disabili da 280 euro al mese a 1000 euro al mese, aumentare le pensioni minime agli anziani da 400 a 1000 euro. Questo significa ripristinare la legalità e la dignità in Italia. Questa, diciamo, sembra una posizione molto pacifica, no? Sarà una manifestazione pacifica, perché allora si è parlato di ribellione? Che significa? Cosa significa ribellarsi? Oggi ribellarsi significa non sottostare a un sistema che di fatto ci sta uccidendo. C'è la possibilità di ribellarsi restando nel recinto della legalità. Ed oggi questa manifestazione è assolutamente legale e senza colore politico. Simone Carabella. Io sono della Roma, Curva Sud. Io non ho ricevuto i 600 euro, io ho perso il lavoro perché sono libero professionista, ho avuto i problemi che parli? Perché mi hanno chiesto di parlare. No. Qui nessuno è autorizzato a parlare a nome dei ragazzi d'Italia. Dietro per favore, vai! Ah, capito, la strada è qua! Lascialo perdere, non aspettano altro! Tu, io capito Roberta dove sta? A me mi hanno menato! Questa è la manifestazione pacifica di oggi, questo è come si comporta la gente. No, non la spengo perché mi avete spaccato la faccia, sto col sangue e mi avete... Questa è la violenza della manifestazione, guardate tutti, ecco, sono stati respinti dalla polizia. Ecco quello che stanno facendo. Stanno tutti qua per stare in piazza, non per andare a loro. Resteranno degli infami
Grazie.